Benvenuti a tutti. Noi che passiamo molto tempo in barca sappiamo che il caldo forte senza pioggia per periodi prolungati può causare l'aumento della temperatura dei mari e non è mai un bene. Al momento il Mediterraneo è più caldo di circa 5 gradi della media. E allora chiediamo a Riccardo Ravagnan, esperto di microclimatologia, nonché CEO di Meteomet, che cosa può succedere. Ciao Riccardo! Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti. Non è una situazione piacevole quella nella quale ci troviamo, perché di fatto questi colpi di calore, queste ondate di calore marine hanno due effetti importanti. Il primo chiaramente perché c'è tantissima energia disponibile per le perturbazioni e questo può avere degli effetti anche molto pesanti per chi naviga, ma non solo. Certo. E poi perché ci sono anche degli effetti sugli ecosistemi, perché per esempio si possono creare, c'è una proliferazione di virus o di fitoplancton tossico, può esserci una moria di pesci, di coralli, insomma ci sono tanti effetti e chiaramente nel nostro caso quello meteorologico per la navigazione è uno dei più importanti. Certo, ma abbiamo visto anche il ritorno delle meduse, tante cose che comunque sono con cause di una cosa naturale che è comunque questo caldo. Diciamo che quando abbiamo programmato questa diretta c'è stato questo blocco atmosferico di questo caldo estremo, poi adesso si è messo un po' a piovere e anche qui adesso vedo dalla finestra che probabilmente oggi una sfuriata ce la dà. E se però dovesse perdurare il blocco atmosferico, cioè se dovessero smettere ancora questo tipo di perturbazioni locali, che cosa potrebbe succedere? Cioè se agosto dovesse perdurare il caldo, a che cosa potremmo andare incontro? Guarda, la situazione presumo rimarrà la stessa di questo periodo, cioè adesso sì c'è una rottura di questa colpo di calore molto forte, però poi tornerà. Infatti andiamo incontro alla quinta ondata di calore di questa stagione. Infatti. Oddio, poi c'è anche chi ne è felice, però poi se la guardiamo in senso ambientale crea problemi. È meglio stare in barca in rada però che puoi fare sì, sì, assolutamente, sì, sì. Quindi insomma andremo incontro a questa quinta ondata che caratterizzerà la prima parte di agosto, le prime due settimane, poi per Ferragosto si può immaginare una seconda rottura, no, adesso è un po' distante, non potremo definire, lo vedremo. E quindi cosa succederà? Che queste temperature alte continueranno, questa ondata di calore anche marina, di tutto il Mediterraneo, perché poi riguarda tutto il bacino, continuerà. E questo implica, appunto, come dicevamo prima, avere tantissima energia a disposizione per il brutto tempo, per le perturbazioni. E banalmente quello che può accadere è che le basse pressioni, che poi sempre più, questi fronti freddi che sempre più coinvolgeranno le nostre regioni, i nostri mari, nel loro passaggio incontreranno, come posso dire, delle riserve di energia da poter utilizzare. E puoi immaginarti, quando c'è energia in atmosfera, quando c'è anche energia nel mare, abbiamo questo mix ideale per creare delle grandi difficoltà. Però c'è un aspetto ulteriormente importante da valutare, che non è solo quello di brutto tempo particolarmente forte, ma è anche una questione di, dopo un lungo periodo di temperature alte, di siccità, come abbiamo visto, no? Che ne stanno soffrendo fiumi, ci sono incendi, eccetera, quando iniziano a verificarsi dei momenti di perturbazione, delle piogge violenti o meno, chiaramente questo ha anche un effetto su quello che è la stabilità dei terreni, il dissesto idrogeologico, perché i terreni che si sono meccanicamente rovinati, sono secchi, vengono inibiti completamente, cioè... vengono inibiti di acqua in maniera anche molto violenta e quindi si verificano frane, si verificano del flow, tutto quello che è purtroppo alluvioni, perché si satura velocemente poi il primo strato di terreno, no? Quindi, e purtroppo in città come le nostre, che sono così urbanizzate, insomma, possono verificarsi problemi importanti. Questo è a parte della navigazione. Senti, io mi ricordo di quando ero piccolo, parliamo di 35 anni fa, il temporalone estivo, che faceva sempre verso agosto, arrivava il fresco, rompeva un po' il clima, tutti erano contenti perché portava un po' di vento, portava la pioggia. Ma dalla mia esperienza degli ultimi tempi, sono stato praticamente in Grecia quasi tutte le estati, capita sempre quella cosa per cui abbiamo titolato anche questa diretta, capita sempre ormai che arriva il Medicane, no? Il TLC abituale,
E allora io volevo chiederti, con questo blocco atmosferico che si andrà a ricreare, sarà possibile che ci siano, che si formino anche quest'anno il cosiddetto Medicane? La risposta è assolutamente sì. E purtroppo noi siamo abituati a pensare che certi eventi siano di altri continenti, no? In particolare gli uragani, i tornadi, si pensa che siano appunto americani o chissà che aree lontane da noi. In realtà i Medicane, che altro non sono che degli uragani del Mediterraneo, quindi sono anche un livello superiore del TLC, di fatto sono sempre accaduti in Mediterraneo, sono sempre stati presenti e si verificano anche più volte durante l'anno, chiaramente sempre in quel periodo stagionale che hai certamente indicato tu, dove inizia ad esserci questi freschi e deve esserci energia a disposizione. Quindi insomma sono eventi che molto pericolosi, che sono sempre stati presenti in Mediterraneo. Cosa può succedere adesso con questo, chiamiamolo cambio climatico, ma a prescindere dal cambio climatico, in questa situazione specifica di questa stagione? Sì, si possono verificare, perché banalmente si tratta di un passaggio di un fronte freddo e la creazione di, un vortice depressionario, una bassa pressione. Questo vortice in atmosfera crea addirittura quell'occhio, no, famoso, che si vede negli uragani, e questi venti molto forti, queste precipitazioni molto forti poi creano una connessione con il mare, perché chiaramente l'uragano si forma in mare, i Medicane si formano in mare, si crea questo contatto con l'energia di posizione del mare, quindi parliamo di temperatura, di calore e di umidità, e poi è proprio il mare che continua, possiamo dire, a far vivere questo uragano, questo Medicane, con la sua energia. Tipicamente sono questi vortici molto molto forti, violenti anche con termini di vento, di raffiche di vento, che si muovono dal mare e si muovono verso la terra, però quando raggiungono poi le coste perdono la loro potenza, perché perdono la loro fonte di energia e si dissipano. Cosa significa però questo? Che chiaramente chi naviga può incontrare problemi molto, molto importanti. È proprio il peggio. Sì, il peggio di quello che si può incontrare, e forse quello che trattano i peggiori film legati a problemi navali. Esatto. Però poi ci sono anche danni alle coste, perché soprattutto in Italia, dove le nostre coste sono estremamente popolate, turismo, ma anche la vita quotidiana, chiaramente. Poi vedi anche venti forti, proprio io ho visto anche forti, 70 nodi, comunque 80 nodi, roba impegnativa, cioè proprio uragani. Sì, sono uragani a tutti gli effetti. Ma senti, allora io ho visto che bene o male abbiamo del tempo comunque per prepararci, cioè seguendo le previsioni, abbiamo del tempo per prepararci, o è un qualcosa che può succedere anche subitaneamente, cioè un qualcosa che può partire esattamente da... Ovviamente siamo molto sfortunati, per carità. No, ma c'è, come tutti gli eventi meteorologici, c'è la possibilità di prevederli con più o meno certezza, con più o meno precisione, ma è possibile prevederli, anche perché di fatto, appunto, dicevamo che è un vortice depressionario, quindi dalle mappe di pressione, dai satelliti, insomma, si possono monitorare questi eventi, si possono capire. A maggior ragione in una condizione come questa, dove sappiamo quali possono essere i bacini di energia disponibili. Quindi è chiaro che quando inizieranno ad esserci fronti perturbati particolarmente intensi, questi, come posso dire, queste delta di temperatura molto importanti, queste masse d'aria fredde, umide, calde, che si uniscono, è chiaro che per i meteorologi, per i previsori, sarà possibile, se non altro, lanciare delle allerte. Quindi magari è difficile, come qualsiasi evento disastroso, dire tra una settimana ci sarà un uragano e distruggerà qualcosa, no, questo è possibile, però si possono lanciare delle allerte, quindi ci sono persone preposte che analizzano queste situazioni e danno delle allerte, quindi vengono messi dei bollettini che poi tipicamente sono distribuiti dai principali istituti italiani, che potrebbe essere la Protezione Civile, le ARPA, e questi istituti possono dare appunto delle allerte e quindi individuare, definire un range all'interno del quale, temporale, all'interno del quale questi eventi si possono verificare. Poi è chiaro che... Poi, scusami. Ti chiedo una cosa, e questo è un domandone, perché... allora, io sono in barca, sono tranquillo, non ho il cellulare vicino, non posso guardare previsioni, non guardo il barometro perché sono in pozze. Ci sono dei segnali che mi permettono di capire
che sta arrivando qualcosa di grosso e che forse è il caso di o ripararsi oppure di rinforzare l'ormeggio. Allora, devo dire che se sei un navigante nel 2022 e non hai delle previsioni del tempo e non le consulti, c'è qualcosa che non va. No, qualcuno sì, lo conosco però. Sì, no, però ecco, io penso che ormai le tecnologie sono talmente tanto avanzate, gli strumenti sono talmente tanti, tra quelli gratuiti e quelli a pagamento, che secondo me devono essere un pochino considerati come delle dotazioni di sicurezza. Cioè, stai navigando, devi avere il salvagente, devi avere XY cose, compreso, non dico un abbonamento meteo, non dico avere il meteorologo a casa a tua disposizione, ma almeno consultare le previsioni con costanza e quotidianità, perché insomma, stiamo navigando, è bellissimo, no? Fin tanto che c'è bel tempo, ma siccome stiamo navigando in mare e purtroppo o per fortuna dobbiamo fare i conti con la natura, io non la sfiderei. Certo. Comunque, guarda, detto questo, sto usando Meteomed ed è tutti i mari, tutto preciso, tutto quanto. Mi sto trovando bene. Mi sto trovando bene, devo essere sincero, mi sto trovando bene. Ma guarda, quindi, a me dispiace sempre fare delle marchette, anzi, non voglio proprio fare delle marchette nei confronti della mia azienda, ma a prescindere da Meteomed, io penso che ci siano degli strumenti, e che il nostro chiaramente vuole essere uno di questi, che risponde a delle esigenze specifiche del navigante, no? Perché Meteomed, come probabilmente anche altri, all'obiettivo di non essere un sito di previsioni meteo, appunto, perché le previsioni meteo ormai sono distribuite ovunque. Quello che cerchiamo di fare noi è costruire dei servizi sulla base delle previsioni meteo. Certo, quindi, certo, è quello che interessa a noi. Sì, esatto. Per esempio, parliamo dei di questi eventi così travolgenti, no? I Medicane, ma potrebbe essere banalmente anche un temporale molto forte o un temporale basta. Tra i nostri servizi c'è quello di allertarti nel momento in cui nella zona in cui tu stai navigando e che hai inserito nel portale si verificano delle fulminazioni in un arco di non ricordo quanti chilometri, quante miglia di distanza. Questo è fondamentale perché non è una previsione, io ti sto semplicemente supportando per la tua sicurezza e ti sto dicendo attenzione che attorno a te si sono verificate delle fulminazioni, vai a vederti i satelliti, sì, che trovi nella nostra piattaforma ma lo trovi in qualsiasi altro strumento in rete. Quindi il tema è vai a vederti il satellite, vai a vederti il radar, perché attorno a te qualcosa sta succedendo. Ma di fatto volevo chiederti proprio questo. Cioè tu, visto che ti occupi proprio di meteorologia, di clima in questo frangente, ti volevo chiedere proprio che consiglio possiamo dare ai marinai. Nel senso, quando non sono sicuri delle previsioni, quando non sono sicuri... magari tu hai detto che voi mandate anche la zona più in generale, non solo il punto in cui... Certo. Questo è un consiglio che possiamo dare, cioè andate a vedervi le previsioni, ma guardatele più in generale le previsioni, non solo della, sì, vostra zona. Sì, 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 questo è fondamentale perché banalmente potrebbe esserci un errore nel geoposizionamento delle carte. Cosa significa? Che io vado a vedermi le previsioni... Spiegalo anche a me. No, è abbastanza facile il concetto, però è fondamentale, perché magari... E magari è causa anche di tante percezioni di inconsistenza delle previsioni, ma in realtà magari sono corrette le previsioni, semplicemente sono spostate geograficamente. Mi spiego. Io mi trovo, che ne so, in centro al Mediterraneo, guardo le mie previsioni e vedo che nella mia zona è previsto un determinato tipologia di vento. Magari un vento medio da nord-est, dico una cosa a caso. Sì. Se guardo la carta, però, la cartografia, magari vedo che un po' più a ovest c'è un vento di un'altra direzione, molto più intenso, magari associato ad una perturbazione, o magari anche no. Se dove mi sto trovando in questo momento si sta verificando quel vento, mm-hmm, è chiaro che è probabile che la carta, che la previsione non sia sbagliata, ma semplicemente ci sia uno shift, no? della carta stessa. E questa cosa banalmente si può fare anche con il barometro. Infatti, stai risolvendo un mistero che avevo in testa. Vai, sì? Ti lascio parlare, vai avanti. Vai, dopo tu mi chiedi. È una cosa che io consiglio sempre quando mi capita di fare queste dirette. Avere un barometro a bordo non è stupido, non è la meteorologia dell'altro secolo. È fondamentale perché è fondamentale perché io devo sapere a che pressione sto navigando. Perché poi, quando mi vado a vedere le carte meteo, a parte di vedermi le freccettine del vento, devo andarmi a vedere le mappe di pressione. Perché devo posizionarmi sulla carta di pressione e di conseguenza mi posiziono sulla carta del vento. E questo è fondamentale perché
appunto, non è sempre per forza la previsione sbagliata, banalmente si tratta dei della posizione dei centri d'azione. Quando si tratta di prevedere, no? Io, chiaro, posso prevederti che ci sarà un'alta o una bassa pressione in una determinata posizione, ma poi nella realtà questa alta o bassa pressione magari possono essere spostate di qualche miglia o di tante miglia, tutto da vedere. E quindi è importante per noi, perché metto anche me in mezzo, naviganti, sapere rispetto alla previsione e la realtà come mi sto trovando, dove mi sto trovando. È fondamentale, perché allora in base alla realtà io reinterpreto la previsione e lo posso fare da solo come lo posso fare con un previsore. È chiaro che è bellissimo, no, avere qualcuno che ti aiuta da casa, però è certo. Importante imparare a utilizzare gli strumenti che si hanno. Guarda, a me hanno sempre detto, mio padre mi ha sempre detto, anche se è bello, quando vedi il barometro che fa così, vai via, vai via, perché è così, è vero. Senti, allora io adesso ti faccio altre due domande che... No, tre in realtà te ne faccio ancora, che ne ho preparate altre tre. Per quanto tempo dobbiamo fare attenzione ancora? Cioè siamo a fine luglio ormai, adesso c'è agosto, per quanto tempo? Adesso io pensavo agosto, settembre, ottobre, quanto dobbiamo fare attenzione? Cioè per quanto è possibile che si possano scatenare ancora eventi estremi? Fino ad arrivare, vabbè, a quelli dell'inverno, certo. Allora, se parliamo appunto di questi eventi estremi derivati da questi delta T, di queste variazioni di temperatura importanti, dobbiamo stare attenti fino a quando queste ondate non saranno terminate, il che significa che un'ondata di calore marina, per esempio, può durare giorni, come può durare mesi. E stessa cosa, queste importanti variazioni sulla temperatura media della stagione. Fino a che non riterremo che saremo tornati in condizioni stagionali, è chiaro che dobbiamo tenere una lampadina accesa, perché il pericolo è sempre dietro l'angolo, perché c'è qualcosa di estremo in atto, il che significa che può essere un estremo in positivo, se guardiamo banalmente chi va in spiaggia a prendere il sole, ma può essere un estremo anche in negativo, se parliamo invece di chi della siccità, o nel caso di una perturbazione, di quanto energia questa perturbazione può avere a disposizione per creare dei danni. Quindi insomma sarebbe stupido dirti ottobre, perché tutto dipende da come evolveranno le temperature di mare e di atmosfera, quindi potrebbe essere anche novembre, insomma è una cosa che va monitorata e chiaramente va monitorata da quelli come possiamo, quei player che hanno voce in capitolo, nel senso che se io sono navigante cercherò non di guardarmi Facebook per avere queste informazioni, ma gli istituti privati, pubblici che si occupano di questi argomenti. E no, è importante, perché ormai con questa massificazione degli strumenti che abbiamo sociali, purtroppo si tende a parlare di meteorologia come una chiacchiera da bar, e non lo è, perché è fisica ed è uno di quei dipartimenti che hanno un importante effetto sulla nostra salute, no? E quindi è importante, insomma, leggerne da chi ne può parlare con autorevolezza. Però Ricky, ti posso dire una cosa, guarda, allora, questo grazie a Facebook, vedo la foto che pubblica un mio amico l'anno scorso ed è a Itaca, al che lo chiamo e gli dico, guarda che sta per arrivare un Medicane esattamente lì sopra, sì, va bene, alla fine è rimasto lì e poi mi ha mandato le foto ed c'era gente che è affondata in baia, Vati, è stato delirante. E ogni tanto può essere utile anche quello, dai, quando vedi la foto. Ah, va a vedere la foto, pensavo sperimentando la propria pelle. No. È meglio di no. Guarda, non è mai bello. Senti, difatti, guarda, abbiamo un commento, Cinzia ci scrive, previsioni da guardare tutti i giorni prima di partire a proposito di consigli e controllare gli approdi sicuri. Altro che, sì, assolutamente. Saper sempre dove andarsi a rifugiare, assolutamente, sì. Guarda, invece Marina ci chiede dove si possono formare, dove bisognerà fare attenzione con la barca. Guarda, la risposta è complicata, perché potrebbero formarsi nei bacini del Tirreno, per esempio uno storico importante che ha creato anche forti difficoltà, si è creato in Tirreno, si è spostato verso le Eolie e ha creato anche grandi danni. Quelli che io ricordo con maggior frequenza si formano nella zona del sud Italia, sono comunque mari meridionali, quindi sud Italia, tra la Puglia e la Grecia, tra la Calabria e la Grecia. Queste, diciamo, sono le zone principali dove
si possono fermare per via di mille ragioni, tra temperatura, disponibilità, di dimensione del bacino. Guarda, io ti dicevo prima quando ne chiacchieravamo che quando comincio a vedere i venti che girano sotto tra la Sicilia e la Tunisia e cominciano a salire piano piano, allora forse è meglio che mi sposto un po' più in alto, va? Che sì, non sì. Si sa mai, che non si sa mai. No, senti, no, si allora, io ti faccio, ti ripeto le ultime due, secondo te, questo io sto facendo una domanda a Riccardo, in base ai dati raccolti negli ultimi anni ormai, perché sono anni, possiamo parlare di cambiamento climatico sempre più veloce? Cioè, le estati saranno sempre più calde, i fenomeni sempre più estremi e i diportisti sempre più preoccupati? O è possibile che ci sia un'inversione di questa tendenza? O è un binario a senso unico? Guarda, penso che sia la domanda, non dico della stagione, ma dell'anno forse. Secondo te, No, no, allora, io cerco di darti dei dati, cioè cerco di fare un ragionamento razionale e dopodiché lasciamo perdere le opinioni, perché insomma è un argomento molto complicato quello dei cambiamenti climatici. Io posso dirti che dobbiamo distinguere due macro temi. Allora, i cambiamenti climatici fanno parte del comportamento del nostro pianeta. Sono cicliche variazioni del clima da quando il nostro pianeta esiste, quando il sistema solare esiste. E sono dovute ai moti che fa la nostra Terra, no? La rivoluzione, la rotazione. E poi ci sono questi moti millenari, che non so se ne avete mai sentito parlare, che sono legati all'asse terrestre, alla forma dell'orbita della Terra attorno al Sole. Questi moti millenari, intorno agli anni 20, si è dimostrato che possono avere degli effetti sul clima, no? Sulle cicliche variazioni di questo clima. E, per esempio, si è trovata una importante correlazione con l'ultima importante glaciazione di circa 20.000 anni fa, e in questa importante glaciazione il livello del mare era tra i 10 e i 20 metri inferiore rispetto al livello attuale. Quindi, se noi ci immaginiamo l'Italia, tutto il nord Adriatico, fino a metà addirittura, era calpestabile. In più indietro nel tempo, invece, al contrario, ci sono stati altri momenti con temperature molto alte, e se appunto ritorniamo a guardare l'Italia, vediamo che il livello del mare è molto più alto e addirittura si nuotava sulla pianura padana, eccetera. Quindi insomma c'è un tema legato al clima, alla terra, inesorabile, nel senso che funziona così, è la natura. Poi però c'è un'altra tendenza. Esatto, per quanto riguarda l'antropizzazione comunque. Esattamente, esatto, che è quello che ci interessa un pochino di più, è che negli ultimi due decenni, probabilmente anche di più, è molto più importante la differenza tra il calore assorbito e l'energia emessa dal pianeta. Questo perché? Perché l'antropizzazione, l'uomo, con la sua attività industriale, produce la CO2, no? Questo gas serra. Quindi, andando a variare questi gas serra, queste concentrazioni nel nostro pianeta, andiamo a variare la radiazione del sole in entrata e quella che invece rimane bloccata all'interno della nostra atmosfera e che non esce più. Quindi aumenta la temperatura media. Cosa succede? Che in un caso, quello delle cicliche variazioni del clima, stiamo parlando di ere geologiche. Quindi la nostra Terra ha la capacità, la natura ha la capacità di mitigare gli effetti, perché avvengono in ere geologiche. Quello che invece accade con l'uomo è che la velocità con cui lui produce questi gas serra, quindi la velocità con cui avvengono i cambiamenti, non riescono a stare al passo con la capacità della Terra di mitigare gli effetti. Questa è la cosa importante. Quindi se noi continuiamo in questa maniera, la temperatura varierà da aumentando di 1,6 gradi fino a 4,3 gradi, quindi tantissimo. E addirittura ci sono stati dei paragoni rispetto al clima del passato, e si paragona quindi la situazione potenzialmente raggiungibile attualmente con questa tendenza al Pliocene medio, dove c'era il mare appunto 20 metri più alto rispetto ad adesso e la temperatura più alta di 3 gradi. È chiaro che questo è devastante per noi, perché immaginati il livello del mare più alto di 3 metri, cosa succede per l'Italia? Posso ricordare che sei anche geologo? Ah sì, sì, no, sono soprattutto geologo. Quindi chi meglio di te può parlarne? No, ma guarda, per me essere un geologo
mi ha permesso di vedere la meteorologia nella, in un'altra forma, no? Allora, premesso che il meteorologo è una figura, è una disciplina che, alla quale si approcciano diverse professionalità, dai fisici dell'atmosfera, dagli ingegneri e anche i geologi. Ognuno di noi chiaramente ha il suo, come posso dire, la sua sensibilità per la sua formazione accademica. E quindi l'essere geologo mi tocca molto per tutto quello che riguarda la micrometeorologia, chiaramente, perché c'è questo importante mix tra la meteorologia, il tempo e la morfologia, il terreno. E chiaramente anche queste cose del clima sono importanti per me, perché faccio un importante match con tutto quello che è la storia geologica del pianeta. Insomma, questo... Vai. Che, con Riccardo, per chi ci sta seguendo, abbiamo fatto anche delle dirette dalle Olimpiadi, perché tu sei weather strategist. Sì. Sì. Nello sport, climatologia applicata al campo di regata, che è una roba spettacolare. Sì, esatto. Ma perché, vedi, il nostro approccio, e spero che lo sia sempre di più un po' per tutti quelli che si occupano di meteorologia, è appunto cercare di vedere la meteorologia come uno strumento per migliorare la nostra vita, no? Per, legato al rischio, legato al comfort, e nel caso dello sport legato alla performance. E invece purtroppo la meteorologia è vista anche come quella chiacchiera da bar, acchiappa click, che dice il vero e il falso, non lo so, non ci interessa in questa sede. Quindi la cosa importante è proprio questa, cercare di pensare di meteorologia come biometeorologia, cioè tutto quello che è l'effetto con il nostro organismo. Nel caso dello sport, invece, l'applicazione per poter far vincere una squadra e magari far vincere pure una medaglia alle Olimpiadi, barra tutte le applicazioni industriali, perché la meteorologia è utilizzata molto anche per seguire logiche di ecosostenibilità, ottimizzazione dei processi, quindi risparmi, insomma, è uno strumento positivo per noi. Riccardo, a proposito di meteorologia applicata al lavoro, sai che noi facciamo molti video, spiegami una roba. Com'è che è bello fino a che io non devo arrivare al mare? Quando arrivo al mare a fare il video c'è sempre la nuvola, piove sempre, c'è sempre troppo vento. Secondo me quella è la nuvola dei fantozzi, quella è proprio un'altra cosa ancora. Senti Ricky, io direi che ci siamo detti tutto e ti ringraziamo, ti salutiamo e sicuramente quando avremo bisogno della tua opinione ti richiamiamo, perché ormai sei un po' il nostro punto di riferimento meteorologico. Sempre a disposizione. Ti mando un abbraccio e grazie mille, altrettanto. Ti mando tutti alla prossima diretta. Buon vento a tutti. A presto, ciao. Ciao, grazie.